dentro al quartiere, forse. Qui c'è un teatro, forse. Adesso ne succede adesso, però non c'è la sopra. Allora, io sono Dario Mambriani, il Kralmestler, e con me ci sono Giacomo Jack Rabaglia della FIPAC di Parma, e c'è Alberto Barozzi del Kral Chiesi. La nostra storia è nata negli anni 70, andando un po' a ritroso, con una squadra che allora rappresentava la nostra azienda, che non era Italgel ma era Tanara, fondamentalmente con due elementi, uno dei quali poi è diventato il nostro allenatore, Claudio Toscani, e l'altro, Angelo Mazzaroli, è il nostro capitano. Poi si è smesso, c'è stato un lungo periodo anche di successioni di aziende, la Tanara è diventata Italgel, poi è diventata Nestlé all'inizio degli anni 90. A metà degli anni 90 noi andavamo spesso a giocare a tennis al Kral dipendenti, al circolo dipendenti sanità, e poi a un certo punto abbiamo detto: c'era questo bel campo da beach volley, perché non cominciare a giocare anche così? Allora, dal 97 al, secondo me, fino al 2010, quando sono stato io, abbiamo cominciato a fare uno, poi due, poi tre tornei, 4x4, 3x3, 2x2, e ci siamo divertiti parecchio. Lì abbiamo fatto conoscenza di tanti nostri amici che giocavano in altre realtà aziendali e anche in società sportive. Tra il 99 e il 2000 abbiamo cominciato a tornare in palestra, perché i nostri amici più anziani si erano un po' entusiasmati a questa possibile idea. Siamo partiti in 13 per palestra, anzi là del Parco Ducale, dove giocava una volta la squadra di pallavolo di Parma. Quello è stato il primo anno e abbiamo avuto parecchi infortuni per tante persone che comunque non erano più abituate a fare sport continuativamente, ma ci siamo scoraggiati e dall'anno successivo abbiamo preso una seconda palestra a Baganzona. Poi diciamo casa nostra sono diventate di Cavalli e questa, l'Anna Frank, che allora era fatta diversamente, è stata ristrutturata di recente, aveva un parapetto dove si entrava, si andava negli spogliatoi e dove si appoggiavano praticamente i tifosi che seguivano le nostre partite, i nostri tornei. Ci eravamo due volte alla settimana, poi durante le conoscenze che sono state fatte in tornei più o meno amatoriali o tornei del CSI, abbiamo incontrato altre realtà sportive, quella della Chiesa, importantissima, della Barilla, della TEP, del Comit, del Blue Team. Poi soprattutto tra di noi sono venuti dei ragazzi che sono stati per noi come dei compagni del play, cioè i nostri amici che abbiamo chiamato friends, e abbiamo colto l'occasione a metà degli anni 2000 per realizzare il nostro torneo del lavoro, che è uno dei tornei che facevamo indoor, intitolato al nostro direttore finanziario che era scomparso allora, Stefano Ronchini. Questa tradizione è andata avanti penso dal 2006 al 2014, portata avanti poi dei miei amici Alberto e Giacomo, e ha dato lustro, secondo me, a una ripresa del volley amatoriale. È riuscito a far tornare a giocare a pallavolo Alberto Angelelli. Con noi ha giocato anche l'allora 14enne Riccardo Scaltriti, altro professionista attuale, che era figlio del nostro elemento di spicco Massimo. E insomma è stato molto bello. D'estate eravamo impegnati all'aperto da giugno e settembre fondamentalmente, mentre per quanto riguarda i tornei ci si alternava con gli allenamenti e poi con le partite nel torneo della Chiesi, nel torneo Ronchini. Passo la parola al mio amico Alberto. Sono Alberto Barozzi del Chiesi Volley Team, e ho avuto l'onore e l'onore di ereditare quanto organizzato, iniziato da Dario. Il mio primo pensiero è stato quello di trovare la maniera di far giocare a tanti appassionati di questo bellissimo sport che è la pallavolo,
con che però non hanno età di partecipare a campionati FIFA, provinciali, tesserati, eccetera. Però amano questo sport come lo amavamo noi e lo amiamo tuttora. Quindi ho continuato questa cosa di cercare altre realtà, altri crawl, ho cominciato a fare delle riunioni e trovare altre persone. In questo modo il campionato è veramente cresciuto tanto. E, ripeto, il mio pensiero ai tempi era proprio quello di coinvolgere più gente possibile mantenendo il livello basso, nel senso di non avere tesserati che già hanno la loro attività sportiva, agonistica. Credo che sia stata un po' la chiave del successo questa cosa qua. E poi, insomma, dopo sono nate amicizie vere. L'altra cosa che mi ha dato tanta soddisfazione è stata la beneficenza fatta a fine campionato. Abbiamo conosciuto realtà di volontariato, soprattutto la Brunella, della Lega della Fibrosicistica, poi abbiamo fatto donazioni all'ospedale dei bambini di Parma. La caratteristica del torneo è sempre stata quella di fare beneficenza alla festa, esatto, finale che facevamo sempre. Sì, l'abbiamo fatto anche in occasione del terremoto dell'Abruzzo, sì. Ma c'era la possibilità, anche quando noi raccogliamo dei soldi, comunque di investirli un po' per cose di questo tipo e un po' per finanziarci per quello che riguardava i premi a fine anno. Mi porto dentro proprio la nascita di tante amicizie, ho conosciuto delle persone splendide, loro che ormai ci conosciamo da tanti anni, e anche di altre squadre, la rivalità con il Blue Team in campo, più non si poteva, ma poi alla fine si rideva e si faceva le ferme e tuttora ci si sente, nonostante sono 20 anni ormai che giochiamo. E il bello è proprio questo, aver coinvolto tanta gente in questa attività. E adesso ho passato poi la palla a Giacomo. Sono Giacomo Rabaglia, dei Friends. E sì, come diceva Alberto, non mi ricordo l'anno, comunque ormai da qualche anno ho preso il testimone e porto avanti io questa tradizione di organizzare questo. Il bello di questo torneo, come ha ricordato Alberto, è proprio le amicizie che si sono create durante gli anni. Friends hanno questo nome proprio perché con cui avevo avuto il primo contatto aveva fatto una squadra gemella chiamandola Nestlé Friends. Poi è caduto il pezzo Nestlé ed è restato solo Friends. Questa è la storia della nascita della nostra squadra. E ovviamente all'inizio si coinvolgono gli amici e fra questi adesso farei un torto a fare dei nomi perché ovviamente ne dimenticherei alcuni, però il bello è che sono nate anche delle vere e proprie unioni. Per esempio Paolino Ventrelli ha conosciuto sua moglie nella squadra dei Friends. Queste sono cose che restano. Il fatto della beneficenza è sempre stato un valore aggiunto, infatti oltre alla fine del torneo, tipo il contatto con la Brunella l'abbiamo sviluppato anche su altre realtà, fatto tornei apposta per lei proprio. Il discorso dell'APAPAR, nel senso che io sono attualmente segretario dell'APAPAR, Carlo Alberto Pova, che è uno dei fondatori e ha sempre abbracciato il nostro torneo, mi ricordo addirittura una volta c'era venuto ad arbitrare una partita in extremis perché ci mancava qualcuno, e è sempre stato comunque un amico che ci ha supportato. C'è stato lo switch perché si era visto che per partecipare al torneo il livello si alzava un po' troppo, nel senso che c'erano anche giocatori di un certo livello e giustamente si è pensato a dargli una connotazione più amatoriale. Questo ha fatto sì di imporre certe regole che vietassero ai tesserati, soprattutto agli uomini, perché le donne c'era sempre penuria di donne, fusioni, e quindi gli uomini invece avevamo deciso di non prendere più tesserati FIPA, e questo gli ha dato una connotazione prettamente amatoriale. Ecco, noi abbiamo creato, diciamo, il precedente molto angelino.
Chantal, che ha giocato anche Coppa dei Campioni, insomma così. I Friends hanno alzato il livello per quello che riguarda la categoria donne, sicuramente, con molte tesserate anche di due, penso, anche la Mila, Montani. Ecco, in A2. E per noi è stato molto importante anche l'appoggio della Papara, anch'io diciamo, però la figura del presidente, di Carlo Alberto Cova, mi ricordo che all'inizio, i primi anni, soprattutto il torneo Ronchini, per lui non c'era differenza tra seguire 1-1 o un nostro torneo. Veniva in palestra con tutto l'armamentario per firmare, abbiamo dei ricordi, dei video bellissimi, le fotografie, i premi, tutto quanto, e veniva a vedere le finali dei nostri tornei di beach volley. E quindi comunque avere anche una figura così importante in città per quello che riguarda la pallavolo riconosciuta sicuramente ha dato una seminale di importanza superiore rispetto a quello che stavamo facendo. Poi noi effettivamente eravamo organizzatissimi, siamo arrivati ad avere 170 persone da poter chiamare a venire a giocare in palestra e 350 a giocare a beach volley, per cui mancavano 6-7 persone e nel giro di mezz'ora ne avevamo altri 10. Però avere un appoggio comunque dalla Papara in quel momento per noi è stato importante per avere una spinta che ci ha consentito di avere un'ulteriore crescita. Come è stato fatto? È stato avere dei campioni comunque con un numero sufficiente di squadre e partecipanti, sufficiente cosa fatta bene, nel senso avevamo tra le 8 e le 12 squadre tutti gli anni. Quindi il movimento si capiva che c'era voglia di giocare, di dar spazio alla gente di giocare, ad un livello niente amatoriale, molto molto amatoriale. E poi ci finiva sempre con la classica cena, che è un must di fine partita, di fine allenamento. I terzi tempi ce ne sono stati parecchi, soprattutto a stemperare poi il clima in campo delle finali. Esatto. Mi ricordo il finale pese tra la Teppe e l'Embolo, mi ricordo in particolare. Team degli ultimi anni. Voi Blue Team, insomma, anche arbitrare certe partite, come è successo a me nei primi anni, non era semplicissimo. Mi ricordo una volta una volta il Parco Ducale, che non lui ma un suo compagno che arbitrando l'Embolo, insomma, hanno cercato di scrollarmi e di farmi scendere dal seggiolone. Però insomma ci siamo spiegati e poco dopo amici come prima. Sì, in effetti gli organizzatori avevano questo ruolo che si è... Guardate la nostra palestra, era proprio